Mi ripeto anche in questo video, sono convinto che questa estate 2017 verrà ricordata dai più per essere stata una estate che è stata all'insegna proprio del sesso più puro e di coppie focose che hanno dato libero sfogo ai propri istinti più bieti, più bassi e al tempo stesso più nascosti. Ci troviamo al Parco della Pace, ieri 19 luglio 2017, alle ore 9:30 circa della mattina, a pochi metri dalla piscina Berti, dove ogni giorno c'è un continuo via vai di appassionati. Vi ricordo che questo Parco della Pace si trova per l'appunto Ciao, a buongiorno. Pesaro, questa bellissima città che, se non vado errato, si trova nelle Marche. Un parco frequentato anche però da bambini, da mamme, da nipotini, da famiglie, insomma, che spesso si trovano a passeggiare anche con il cane per fargli fare i suoi bisogni fisiologici, insomma, una giornata come tante altre. Se non fosse che a macchiare l'integrità e la tranquillità della giornata di ieri, ripeto nuovamente, 19 luglio 2017 alle ore 9:30 del mattino, ci sia stata una coppietta che per l'appunto si è divertita a, per così dire, compiere un rapporto sessuale in pieno giorno davanti a tutti e in plein air. Nessuna vergogna, qualcuno avrebbe detto, o meglio, una donna avrebbe detto, a proposito della scena vista da lei stessa. Nessuna attenzione nel cercare un posto più nascosto e lontano da occhi indiscreti. Giù via i pantaloni e via. Non potevo crederci, sono rimasta basita, poi mi è salita anche la rabbia. Erano le 9:30, avevo finito il mio giro, rientravo a casa, ma nel parco non ero da sola. C'era altra gente nei paraggi, anche dei bambini, non so se abbiano visto la coppia o meno. Io sicuramente l'ho vista, non è stato un bel vedere. Queste sarebbero state le parole che una mamma di famiglia avrebbe rivolto nel raccontare quello che ieri a Pesaro, ripeto, nel Parco della Pace, 19 luglio 2017, alle 9:30, si sarebbe visto. Una coppia quindi che si sfila freneticamente i pantaloni, baci molto audaci, baci molto spinti, fino ad arrivare per l'appunto alla cosiddetta penetrazione, una difficoltà nel poter contenere ogni tipo di impulso, quella che la coppia ha effettivamente avuto. Io vi ringrazio per l'ascolto, gentili utenti di YouTube, e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ripeto, sono convinto che quest'estate 2017 da molti verrà ricordata come l'estate del sesso, quindi della, diciamo così, voglia di darsi a, per così dire, i più istinti sessuali e i più biechi istinti che possano esserci a questo pianeta Terra. Grazie, saluti e a presto.